lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista. Sapete chi diceva queste parole? Che hanno il sapore della contemporaneità. È stato San Francesco di Assisi circa 800 anni fa. Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le mani e con la testa è un artigiano creativo. Chi lavora con le sue mani, la sua testa e il suo cuore è un artista. Il nostro mondo ha un grande bisogno di artisti, oltre che di lavoratori e di artigiani. Vorrei far notare come San Francesco non si riferiva ai vari tipi di lavoro, da quelli manuali a quelli più creativi. Si riferiva a tutti i lavoratori, anche chi fa un lavoro semplice e ripetitivo può essere un artista. Non è un artista solo chi dipinge o chi compone poesie o romanzi. Non è questo l'artista vero. Ognuno di noi è chiamato ad essere artista della propria vita, nella famiglia anzitutto e poi nella sua professione. La giornata di oggi, per molti, è di riposo dal lavoro. Per altri, purtroppo molti, è la speranza di trovare un lavoro. Per tantissimi, la speranza di non perderlo. Abbiamo in San Giuseppe, l'artigiano, un esempio e un modello molto attuale. Fu un artista della sua vita. Andò contro ogni logica e contro ogni sicurezza, sperando contro ogni speranza. Accolse una donna già incinta, si prese cura del figlio non suo, provvide con la sua laboriosità a entrambi. Rischiò sempre con fortezza, fidandosi di Dio. Non fu né fannullone, né fu solo lavoratore, senza altre preoccupazioni. Accolse anzitutto il progetto di Dio, accettò di essere il custode del Redentore, il marito premuroso di Maria. Fratelli e sorelle, per coltivare la nostra speranza in un futuro migliore, per noi e per le generazioni che verranno, dobbiamo diventare artisti della nostra vita. Dobbiamo diventare capaci di dare sapore alla nostra vita, alla nostra realtà di vita. Diceva la gente, ma non è il figlio del falegname? Non è il figlio di Maria? Sì, è il figlio di persone semplici, di operai, di lavoratori che sono stati veri artisti della loro vita, emergendo dall'appiattimento di una vita omologata e uguale agli altri. Carissimi, dobbiamo emergere, possiamo emergere divenendo creativi, osando, sperando, lavorando col corpo, con la mente e con il cuore, soprattutto con il cuore. Se coloro che hanno in mano le sorti dei popoli e dell'economia avessero nel passato lavorato anche con il cuore, oggi noi avremmo un mondo di artisti e non un esercito infinito di lavoratori in cerca di lavoro.
Chiediamo al Signore, per intercessione di San Giuseppe, che la Chiesa venera in questa giornata dedicata al mondo del lavoro, chiediamo al Signore, per intercessione di San Giuseppe, di darci tanta fiducia e tanta speranza. E metteremo anche noi il nostro piccolo apporto per un mondo fatto di artisti, di costruttori di qualcosa di duraturo nel mondo e di un mondo di serenità, di pace e di armonia, perché attraverso le capacità di tutti possiamo rendere più bello, più vero il mondo che Dio ci ha creato.